Buondì, buongiorno. Buongiorno. Vedete questa meravigliosa donna, si chiama Maria Grazia Cericola. Ciao Maria Grazia. Ciao, benvenuta. Arrivata grazie. Dopo un lungo viaggio, tanti chilometri, direttamente da Ordona, in provincia di Foggia. Foggia. Quindi una pugliese doc, sì. Insieme a Lino, sto autista meraviglioso che è suo marito. Ecco. Santi uomini. Santi uomini, mariti. Soprattutto quando ti permettono di fare tanta strada, magari tu intanto ti riposi, insomma, ecco. Cioè, dormi. Oggi con Maria Grazia Cericola, Instagram, Maria Grazia Cericola, tutto attaccato. Andremo a scoprire con lei tutto un mondo legato a una food blogger che è mamma, per diciamo, perché sei portata ai quattro figli, e dopo parleremo di queste quattro meraviglie, e poi cuoca per necessità, perché non tutti arrivano da scuole paludate, eccetera. Assolutamente, giusto, Maria assolutamente. Grazia. Io sono proprio una di queste. La dimostrazione di questo. Ed è per questo che nella puntata di quest'oggi sicuramente avrete di che godere. Prima ricetta, ovviamente non potevano mancare le orecchiette. Ma della tua tu terra. Guarda cosa ha portato. Guardate lo spettacolo di queste orecchiette, che sono fresche, sono fatte a mano da Maria, che mano, è una tua amica. Una mia amica, sì. Giusto, guardate che meraviglia. E noi andremo a mangiare queste orecchiette con i broccoletti e le vongole. Anche i broccoli arrivano da... Anche i broccoli, grazie. Sono pugliesi. Grazie. Sì, sono bio e sono proprio del mio paese. Sono mi fa molto di piacere. E attenzione, perché abbiamo una bottiglia in più? Perché non si sa mai. Ok, e la seconda ricetta invece è un dolce? È una ciambella, sempre un dolce di casa, perché io faccio soltanto dolci semplici, ed è una ciambella particolare perché al gusto tiramisù. Oh, fantastico. Quindi allora, è un'unione tra Foggia e Treviso. Hai ragione. Allora, visto che noi abbiamo questo motto, chi cucina ha bisogno di idratarsi, buona acqua a tutti e si comincia a due chiacchiere. Allora, abbiamo, come annunciato proprio un attimo fa, questa ospite che arriva direttamente dalla Puglia, Maria Grazia che è mamma, abbiamo detto, ovviamente, cuoca per passione, poi vi racconteremo anche la sua storia, e con lei andremo a preparare immediatamente la prima ricetta di oggi, le orecchiette con broccoletti e vongole. Vi chiedo la cortesia di lasciare come al solito un po' di spazio alla nostra lavagna, perché appariranno gli ingredienti, ovvero 300 g di orecchiette, un broccoletto, una confezione di vongole, uno spicchio di aglio, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva e mezzo bicchiere di vino bianco. Ricetta molto semplice per quanto riguarda gli ingredienti, sì, Maria assolutamente Grazia. Assolutamente sì, ma la cucina pugliese è una cucina molto semplice. Certo. L'aggiunta delle vongole è una nostra, diciamo, innovazione, una nostra introduzione per rendere gradevole la pasta e verdura alle bambine praticamente. Ah. Quindi abbiamo introdotto le vongole per cambiare un po' il sapore. Certamente, perché solamente orecchiette e broccoletti sarebbe stato troppo banale, magari le bambine potrebbero. Però vedi i trucchi delle mamme, giustamente, anche di papà. La tua è un po' troppo magari invasiva. Ecco. Sì, è vero, hai ragione, perché poi il broccoletto chiama l'acciughina. Con le cime di rapa mettiamo l'acciughina. Ah, ecco, vabbè, se dobbiamo proprio farlo, facciamo lo sto sacrificio. Allora, abbiamo già messo a bollire, come avete visto, proprio ad inizio puntata di Due Chiacchiere in Cucina Oggi, i broccoletti, che andranno, restano croccanti. Sbollentati, perché poi vanno saltati in padella con le vongole, con le orecchiette, che poi cucinano proprio in 2-3 minuti. Quindi acqua salata, broccoletti, sbollentati, poi andranno passati. Adesso invece che cosa farete, care le mie cuoche? Cara la mia Cristina. Allora, uno spicchio d'aglio che lasceremo in camicia, immagino. No. Lo pela. Lo pelo, proprio lo peli. E lo lascio perfetto. Intero. Ok. Perché poi lo togli. Perché poi lo tolgo. Perfetto. E niente, lo mettiamo in padella. Sì. Accendiamo. Ci aggiungiamo olio. Perfetto. Quindi semplice, mentre questo va prepararci già con la base. Un filo d'olio, e in Puglia noi siamo amanti dell'olio d'oliva e quindi esageriamo un po'. Quindi il filo d'olio in realtà è un eufemismo, perché mi pare che effettivamente anche noi però, capiglielo. Io mi rendo conto di essere proprio nata al sud. Un filo d'olio e circa un bicchiere. Allora qui io ci aggiungerei un peperoncino. Ma sì, perfetto. Abbondiamo. Due. Mamma mia. Allora, cara la mia Maria Grazia Cericola, dicevamo, quattro figlie. Sì.
Quattro figlie. E ovviamente tutte belle ragazze, perché insomma, voglio dire, adesso vedete mamma, papà è un bell'uomo, papà Lino è un bell'uomo, non potevano che uscire quattro figlie, bellissime. E poi pian piano impareremo a conoscere questa famiglia, perché Maria Grazia ci spiegava, ha la figlia più grande che ha 28 anni, sì, giusto? Quasi 28 e anni, sì. Lei l'ha avuta all'asilo. Sì, perché cioè, sei giovanissima, io non lo so. Ma questa ragazza che ha scoperto di avere una grande passione, no? Per la moda. Per la moda, ma legata allo spettacolo, dietro le quinte. Quindi lei ha iniziato a fare la dresser, a vestire le modelle, sì. Adesso fa quello che lei ha sempre sognato, cioè fare la stylist, quindi organizza le sfilate, veste ancora le modelle, inizia a vestire qualche personaggio anche dello spettacolo, per esempio, e cerca anche sì personaggi della radio e food blogger. Guarda, sì. Che caso proprio. Come si chiama questa? Anna Pastore. Anna. Guarda, scusami, non ti preoccupare, se no, altrimenti se vuoi ti passiamo noi quello che ti serve. Allora, Anna, poi c'è la seconda figlia che si chiama Marika, che ed è 25 anni. Ed è la mente matematica della famiglia. Ah. Beh, ha preso da qualcuno, ha preso, vero lì, no? Visto che tuo marito lavora con i numeri, per sì, cui. Sì, infatti ha iniziato già a lavorare con il papà, si laurea fra qualche mese in economia. È un lavoro che a me non mancherebbe mai, perché io con i numeri proprio non vado, e nemmeno tu. Io l'ho fatto, ho fatto ufficio, prima nota, contabilità. Non ce la posso fare. Fatto i brividi. Ecco, Marika, invece Marika. La terza poi figlia. Poi c'è Domitilla, che ha quasi 20 anni, è al primo anno di università, studia lettere a Milano, sì. E ha la passione per il canto, per il disegno. Vedi che è? Un po' numeri, un po' artiste, queste figlie. Sì. Ecco, e poi c'è la piccolina, Lavinia, che ha 14 anni ed è il primo anno di liceo. È un'appassionata di batteria, suona la batteria. Vedi? E adesso con il gruppo dei Flowers Child, si chiamano, perché è un gruppo di artisti bambini praticamente. Certo. Fanno degli spettacoli anche in giro per la Puglia. I figli dei fiori praticamente. Praticamente i figli dei fiori, dell'epoca moderna. Senti, ma quattro figlie che comunque sono molto attive e sono quelle che hanno spinto Maria Grazia Cericola qualche anno fa, 4-5 anni fa, a entrare nel mondo delle food blogger, perché hanno detto: scusa mamma, tu hai cominciato a cucinare queste robe belle, perché non fotografi le ricette e non le posti e non le condividi? E tu hai scoperto in Instagram un mondo. Sì, mi si è aperto un mondo, praticamente mi si è aperto un mondo, perché mi sono appassionata immediatamente, perché mi piace da morire. Ti dà adrenalina, è una cosa adrenalinica. Sì, sì, ma proprio ti stimola, ti spinge a metterti alla prova, è bello. E poi crea delle sinergie, ti fa conoscere delle persone che ho avuto la fortuna di conoscere anche dal vivo. Certo. E ci sono i rapporti di, io chiamo quelli storici, che sono le persone che ho iniziato a seguire e con cui ho iniziato ad interagire dall'inizio, che ci sono ancora tutti quanti. E quindi diventa una grande famiglia, Ilenia ce lo dice molto spesso. Poi chiaro, vabbè, magari leghi più con qualcuno, un po' meno con qualcun altro. Ma ci siamo conosciute a un social brunch di Sonia, che però non ci seguivamo. Loro chiamano Sonia come Sonia Peronacci, volevano. Ciao Sonia, ti salutiamo. Però non ci seguivamo e poi abbiamo iniziato. Sì, è stato però una cosa bella, perché alla fine capisci quando una persona è sincera, sì, è bella, pulita. Vero. Sì, ma poi voglio dire, cioè, tu non è che non... questa donna lavora... in un ufficio postale. Ecco, quindi lei a 19:45 è già in ufficio, sì. E finisce alle 2:15. Sì. Cosa fa? Beh, voi pranzate molto tardi rispetto a noi. Purtroppo sì. Loro mangiano a pranzo alle 3:15. 3:15. Ecco, 3:15. Noi a quell'ora abbiamo già fatto il routine. Siamo a posto. E Madame O, che l'abbiamo fatto. E insieme, la cosa bella è che il marito la va a prendere e arrivano a casa. Praticamente voi avete questo metodo che è un po' svuota frigo, vi piazzate tutti e due a cucinare per la vostra famiglia, sì. Giusto o no? Sì, sì, sì. Lino mette sull'acqua per la pasta. Vedi come io si coordinano? E dico: ah, guarda che abbiamo una zucchina. Allora si improvvisa e si fa la pasta. Ma con zucchina, con il tonno, con i gamberi, con quello che c'è in bello, casa. Bello, bello, bello. Allora, dopo racconteremo ancora. Siamo famiglie normali. Ma è vero, hai perfettamente ragione. Noi stiamo facendo restringere un po' queste vongoline. Sì, sì, sì. Questo lo possiamo togliere. Guarda, qua. Perfetto. Oh, scusami. Sì, sì. Quindi appena diamo si solo il profumo. Ma lì ci voleva però un po' di abbondante olio, secondo me, effettivamente. Sì, sì, ma infatti io ho un po' esagerato. Se tu pensi, questa pasta non ha un sugo che lega, ma sarà grazie all'amido poi
leggero amido che ha l'orecchietta. Puoi alzare un attimo il fuoco? Ma qui, assolutamente, per favore. Che sì, sarà anche spento. Beh, che bella questa perché cosa. Non bolle. Perché okay. Sarà abbassato. Così, sarà perché è un po' monello. Sì, okay. È un po' monello e ha fatto quello che voleva, praticamente. Allora, noi stiamo restringendo le vongoline, giusto? Sì, sì, sì. Ecco. Fra poco sfumiamo con un po' di vino bianco. Perfetto. E aspetto che siano pronte, ma a metà cottura proprio, i broccoli. Sì, allora secondo me quasi quasi. E li aggiungo alle vongole, li faccio saltare, li faccio insaporire e poi lo tengo qui fermo per la pasta. Perfetto. Guarda, secondo me ci siamo. Ci siamo quasi. Sì, sì. Devono restare un po' croccantine, sì, perché altrimenti si spappolano. Mettiamola? Okay. No, 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 devo ancora sfumare con il vino. Ah, okay. Vino, esatto. Ma mi hai abbassato adesso le vongole? Allora, spegniamo questo e alziamo sì, questo, perfetto, perché questi ci fanno dannare. Sì, oggi è un po' monellino. Sì. Vabbè. Allora, facciamo una cosa di questo genere. Sì. Questo lo mettiamo qua un secondo in stand-by. Ecco. Cambiamo. Perdonami. La piastra. Là. Esatto. E la spostiamo. Mi alza anche quello. Sì. Perfetto. È un po' come sì, perché va un musicale, po' ristretto quel sughino, giusto Maria Grazia? Sì, sì, sì. Non tanto. Là. Ma tu riesci, quello che mi spiazza, anche tu sei così, perché ste food blogger lavorano, hanno figli, hanno marito, giustamente. Hanno insomma, tanti pani da stirare. Ecco, ma tu riesci comunque là, a coordinarti, là fermi. Là fermi che esatto, ci guardano. Ma scusa, avere tanti panni da stirare significa che sviluppi anche una certa creatività, perché dici, oddio, ho finito le mutande, dove sono lì? E le prendi, sì, 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 giusto? E devi crearti una specie di organizzazione. Brava. Anche in quello. Brava. Anche quando raccogli il bucato, lo tiri fuori dall'asciugatrice. Sopra le mutande e sì, sotto le cose? No, no, io me li divido già. Anch'io? Sullo schienale del divano. Allora ho il mucchio dei pantaloni, fantastico, il mucchio delle camicie, quello vedi, delle t-shirt e quello delle felpe. Questa è lezione 1 di economia domestica. Si domestica. Chiama, si chiama, okay, sopravvivenza. Sì, per forza, perché tu vai a Roma, tempo a stirare, vai a Roma, fai la giudice. Ma si mettono su, che è uno spettacolo. Adesso addosso, che andiamo verso il caldo, lo stropicciato è di moda. Portiamolo lo stropicciato, basta. Beh, io sono un po' in fissa, invece stiro tutto, anche gli asciugamani. Ma tu sei no, fuori, no, ma no, non esiste. La Ilenia e io abbiamo un'altra scuola di pensiero. Preferiamo vivere, come si dice in sì, italiano. Sì. Anch'io, però, anche stirare. Ma ti piace? Grazie. Le portiamo, le mandiamo bene la roba? Me lo no, perché, no, grazie, cioè, me lo faccio star bene, ecco, non è che mi piace, me lo faccio star bene. Ti spediamo a Ordona la roba, via corriere, e tu gentilmente stiri, poi ce la rimandi, va bene? Va sì, bene. Facciamo così. Adesso che è sfumato bene il vino bianco. Vedi come brava è sul pezzo. Io aggiungo, noi la distraiamo, ma aggiungo lei i broccoli al dente, con una mezza sì, cottura. Infatti vedete come sono rimasti belli verdi? Verdi. Perché sono broccoli pugliesi. Dai, avanti, su. Avanti. Sono bio. E l'acqua buona invece del Veneto li fa mantenere belli mantenere verdi. Mantenere belli verdi. È anche Veneta in realtà l'acqua buona che stiamo, ecco, utilizzando. Ah, questa sì, questa è acqua buona del Veneto, sì. Perfetto. Okay. Allora, questa non ti serve più? No. Qui aspetta, perché io sono quella che mescola, devo stare attenta perché ho la tentazione. Però sai che non sono mai andata in Puglia, purtroppo. No, mai. Io amo la Puglia. Ci sono mai tante bellezze da scoprire. Io il Salento, come diciamo mare, come zona mare, ma tutta la Puglia è bellissima. Ci sono dei posti fantastici da visitare, che posso dirvi. Sai la mia tentazione quale sarebbe stata con tutto questo bel sughetto delle vongole di buttarci la pasta a cuocere direttamente così? Dai. Io lo faccio con la pasta secca, con la pasta fresca no. Non perché riesci? Cosa succede, no, Maria Grazia? Siccome viene fuori tanto amido, la pasta è stata fatta ieri mattina dalla certo, mia amica Maria. Certo, che sì, è stata così carina. Ciao da Maria, prepararmi. Grazie. Ciao Maria, da prepararmi le orecchiette. Mm-hmm. E hanno un tempo di cottura brevissimo. Infatti adesso bolle, vedrete che le butto giù due o sì, tre minuti. Ma conviene che lo facciamo? Credo, non so sì, a che punto siamo. Enrico, sei tu l'uomo del tempo. Un minuto, ce la facciamo? Sì. Perfetto. Mi spegni questo sì, un attimo. Certamente. Prego. Intanto. Bene. Che spettacolo. L'Italia veramente ci dà delle cose, delle questo ricette, delle, è un formato dei profumi di pasta tipico proprio pugliese. Ecco, io non voilà, mi fossilizzo più di tanto con lo stesso cucchiaio, giro. Ma ci mancherebbe. Anche... Ma facciamo esattamente quello che si farebbe a casa. A casa, cioè, sì, adesso, infatti. Noi siamo abituati a mi vedere avete dei programmi detto, in televisione. Mi avete detto, fai come se fossi a casa tua, esatto, sto facendo come ma se ma due chiacchiere in cucina, mia, questo è lo spirito della nostra trasmissione, è sempre stato questo. Perfetto. Ci muoviamo e ci comportiamo esattamente come questa fosse la cucina di casa vostra, la tua, è importantissimo. E certo, evitiamo
sono caduti gli orecchini. Questa è la battuta che mi fanno sempre quando mi casca la roba. Ti sono caduti gli orecchini? Patapà. Attenzione, perché adesso arriva lei, la donna del mistero. Sto parlando della dottoressa Antonucci. Restate qui. Un bellissimo momento insert, per passatemi questo termine così elegante, per ritrovare Francesca Antonucci, la nostra dottoressa. Ciao. Di riferimento. Come stai intanto? Benissimo. Stai lavorando tanto, scrivi? Sì, scrivo, gli amici del CICAP, studio. Ciao amici del CICAP. E ricercatrice e giornalista, tanti perché sono state prese determinate abitudini, tu sei veramente un'appassionata. Dei perché. Esatto, dei perché. E infatti la dieta mediterranea, com'era e come l'abbiamo dimenticata, perché l'abbiamo dimenticata? Ci sono dei numeri alla mano importanti, no? Esattamente, i numeri alla mano sono quelli che vediamo che crescono le malattie cardiovascolari e cresce anche un po' il nostro peso e peso dei bambini, quindi è addirittura tra l'altro la percentuale maggiore proprio di malessere è nelle zone che si dicono le aree dove è stata scoperta la dieta mediterranea dell'Italia. Esattamente. In realtà poi il viaggio di Ansel Keys non è stato solo nel meridione d'Italia, ma quando si parla di dieta mediterranea bisognerebbe andare a vedere effettivamente che cosa ha detto, perché si parla di area mediterranea. Che è lo scopritore del modello mediterraneo. Esatto, uno dei ricercatori, certo, che si è dedicato a questo modello, poi ha scritto un libro molto interessante, certo, ma parlava di area mediterranea, sì, dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, che hanno un approccio all'alimentazione dato da quello che c'era in quel momento. Scusa, intanto velocemente, dieta mediterranea, parliamo della pasta, del pomodoro. La questione della dieta mediterranea è proprio quella, nel senso noi assumiamo di conoscere la dieta mediterranea e pensiamo mangiamo all'italiana, quindi mangiamo secondo la dieta mediterranea. In realtà in origine la dieta era proprio diversa, era una dieta di povertà. Era una dieta, perché erano così longevi. Tieni conto che nel 58 quello che si mangiava pro capite, ad esempio, di carne, perché quello c'era e quello ti consentiva il potere economico d'acquisto, sì, che avevi, era di 25 kg pro capite. Nel 2007, dati, siamo arrivati a mangiare pro capite per la nostra crescita economica, sì, di carne 98 kg. Quindi questo è l'excursus che ha fatto la dieta nel nostro paese. Che significava quanto? Una o due volte alla settimana carne? Ma sì, praticamente anche sempre. Perché prima, quando è stata scoperta, siccome eravamo più poveri. No, ma parlo dell'epoca, mangiavano poca carne. Una volta, sì e no, una volta settimana. Invece adesso è aumentata. Due terzi delle proteine venivano dai legumi, perché c'erano legumi. Certo, certo. Mentre la carne era una cosa che ogni tanto la vedevi nelle feste. Certo. Ma così anche per esempio per gli zuccheri. Certo. Noi abbiamo visto un excursus, ma lo zucchero non era poi, era comunque un alimento, non era così, sì, nelle cucine ricchi, di tutti. Esatto. Abbiamo avuto un aumento dei grassi di condimento che è stato anche del 5 e più per cento in pochissimi anni, a cavallo degli anni dal 90 al 2000, quindi abbiamo, certo, avuto un incremento di questo. Quindi noi la dieta mediterranea, come era in origine, dati di consumo alla mano che vengono dall'opportunità nuova, certo, che prima non c'era, l'abbiamo completamente abbandonata. È stata stravolta completamente. E adesso ovviamente ci ritroviamo con una maggiore opportunità, stiamo cercando di rattoppare, ma non siamo ancora, ora che reinsegniamo, una dieta di mancanze, tra l'altro, come si fa a insegnare? È vero, la dieta di mancanze. Ma non è finita qua, con Francesca ci ritroveremo prestissimo e ti faccio auguri per il tuo lavoro. Grazie. Visto che fai tanta roba, anche noi però, a due chiacchiere. Guarda come saltano queste orecchiette, eh? Pronte? Vai. Si stanno divertendo un sacco, mi secondo me. Mi aprirà? Prego, qua. Certo, sì, ferma lì. Perché sai, ferma che lì. Bisogna sempre... Certo. Ci mancherebbe. Andiamo a scolarle. Ecco qua. Ti raggiungo con la padella? No, vengo là io. Sì, sì, mi sembra buona cosa arrivare da te. Ok, versa. Perfetto. Che Oddio, fame. Già vederle così.
qui ci va il formaggio sopra o una, magari il pane grattato, quello ammollicato? Io ci metterei, non so se ce l'abbiamo però, un tarallo sbriciolato. Guarda, li avevamo e li ha mangiati Enrico. Però il formaggio no, perché a me non piace il formaggio sulle vongole. Ah, giusto, ecco. Giusto. È una questione di gusto. Però poi, anche per il pane. Anche il pane sbriciolato, il pane e tostato, sì, non ci anche starebbe il pane male, potrebbe essere un'idea. Sì. Ma anche così? Ma anche beh, così. Sì, ma noi infatti, scusa, che problemi ci facciamo? Ragazze, avanti, su. Okay. Ci perdiamo mica su una pentola di orecchiette. Ok, ragazze, per me. Le vongole. Ma che meraviglia. È pronto. Allora, adesso impiattamento. Siamo pronti, eh? Logicamente in questo caso la Nouvelle Cuisine aspetta fuori, vero? Facciamo direttamente dalla padella? Come si fa a casa, perché a come casa si fa casa, così, giusto, sì, Maria certo, Grazia? Certo. Ricordo ancora una volta, Maria Grazia Cericola, tutto attaccato su Instagram. Scoprirete una donna innamorata della sua famiglia, ma anche di tutto quello che la vita le riserva, incontri, ricette. Ma, è proprio bello il suo, sì, il suo messaggio. Adesso invece un filino d'olio un per filino andare a completare crudo. Mentre arriveranno gli amici di Ice Veneto. Ah, questo è nostro? Questo è per noi? Amici di Ice Veneto, abbinamento, vino, orecchiette. Ecco qua. Buongiorno. Ciao Ilenia, ho sentito un profumino di un piatto a base di pesce. Lascia stare. Una meraviglia. L'abbiamo già assaggiato, adesso vediamo anche col vino se ci sta. Ma erano orecchiette, vero? Erano orecchiette con broccoli e vongole. Ma che profumino, sì, guarda, è una delizia. Allora ho scelto un vino del Veneto, uno dei 2500 vini che si trovano sulla nostra guida online Venezia, accessibile dal nostro sito www.iceveneto.it. Corte Giacobbe, l'azienda dal cielo. Garganega al 100%, annata 2017, buonissima annata. Chiaramente perché abbiamo scelto questo vino? Perché il piatto ha una buona ricchezza di tendenza dolce, ricchezza di amidi. Quindi ci serviva un vino che avesse freschezza, acidità e sapidità. E questo che ha allevato ai piedi del Monte Calvarino e Crocetta, chiaramente risente molto del sottosuolo vulcaneo, calcareo, anche tufaceo. Quindi ha sempre una mineralità spiccata che ci serve bene in contraltare con la tendenza dolce. Guarda che bello il colore, luminoso e lucente, ci mettiamo il naso. Proprio questo sentore lieve di selcio e scalfito, una lieve mineralità. Proviamo a degustarlo. Senti che freschezza, giusta temperatura di servizio, 8-10 gradi, esalta sia l'acidità che la sapidità. Ma quello che è particolare di questo vino, senti questa lunghezza gustativa con questa nota sapida, questa scia sapida, citrina, che dura molto molto a lungo. Direi che l'abbinamento per piacevolezza è veramente interessante e il vino anche da solo, anche con un aperitivo, uno stuzzichino. Infatti chiedevo, è possibile abbinarlo anche con un aperitivo? Sì. Pensa anche un banalissimo crostino con il lardo, con del baccalà mantecato. Quanto piacevole è questa acidità e questa sapidità, no? In abbinamento alla grassezza del... Adesso sì. Diamo la pubblicità, andiamo a vedere in frigo se troviamo qualcosa di va questo bene. Genere, che così... Ci sacrifichiamo? Sì, perché certo, sai, assolutamente. Grazie a Cericola, direttamente dalla Puglia, questa è la seconda parte di Due Chiacchiere in Cucina con la seconda ricetta. Questa ciambella tiramisù di cui ci hai parlato proprio all'inizio ha una caratteristica la ciambella? È una ciambella come una normale ciambella di casa, ma quindi all'apparenza, però in realtà racchiude i gusti del tiramisù. E quindi abbiamo... Quindi è una ciambella a strati. Perfetto. Ci sarà uno strato di base al mascarpone, sì, il secondo strato di base al caffè e l'ultimo strato al cacao. Quindi, che sarà quello che mi taglierò via io. Come il tiramisù, no? Certo, mascarpone, caffè e cacao è in cima. Geniale questa ricetta. Andremo immediatamente a spiegarvela, non prima però di avervi passato quelli che sono gli ingredienti. 3 uova, 200 g di zucchero, 250 g di mascarpone, 200
250 g di farina 00, 20 g di cacao, 2 cucchiai di latte, un lievito per dolci, una vanillina, un fialetta di vanillina e una tazzina di caffè. Gentilmente preparata per noi dal nostro Enrico Bianchi. Sì. Detto questo, Ciambella, di tiramisù, che è una tua ricetta o qualcosa che hai scoperto legato a un viaggio? No, mi era capitato di vedere una ciambella ciocco caffè, sì, ed ho pensato di personalizzarla in un certo senso, sì, aggiungendoci anche lo strato al mascarpone. Perfetto, a noi è sembrata un'idea bellissima, adesso la vedremo realizzata mano a mano che andiamo avanti. Allora, semplice frullino, ciotola come a casa. Sì, okay. Sì, sì. Quindi niente planetaria. Assolutamente no, i metodi della nonna sono quelli sempre che funzionano. Sì, io ti rompo un uovo alla volta intanto che tu, sì, vai a montarti. Intanto... ti do una Marisa. Perché Francesca non poteva oggi. Francesca no, Marisa e Maria è libera, ha detto e quindi che... abbiamo approfittato. Sì, tieni. Queste sono le battute che piacciono molto al nostro Andrea Barbato, il nostro regista, vero Andrea? Sì, allora, certo, mascarpone e zucchero è la base per tutti e tre gli strati. Sì. Aiuto, che paura! Ora spero, sì, che non... non viene avvicinato un pelo perché così guadagni il cavo. Allora, mascarpone, zucchero, che sarà la base della ciambella. Una volta amalgamati i due ingredienti si aggiungerà un uovo alla volta. Ok. Dopodiché andrà aggiungiamo la farina con il lievito, okay, e la vaniglia. E poi divideremo in tre parti uguali e divideremo gli impasti lasciandone uno bianco al mascarpone, uno al caffè e uno al cacao. Ah, okay, perfetto. Niente di più semplice. Semplicissimo. Diventa una crema, insomma, con lo zucchero. Sì, sì. La tua pagina Instagram presenta più ricette dolci o salate? Io penso metà e metà. Perché prima facevo soprattutto, postavo soprattutto quello che cucinavo, quindi molti primi anche, pizze, lievitati, ciambelle per la colazione. Poi ho scoperto il lievito madre e quindi ho iniziato a postare ricette di lievitati con lievito madre. Adesso c'è un po' di tutto. Benissimo. Anche il lievito padre tu avevi detto? Sì, anche lo zio, anche lo zio, sempre come al solito. Sono maschi, okay, vai, certe volte ci sono, certe volte no. Vediamo allora l'aggiunta dell'uovo intero. Uno per volta. Un uovo per volta? Sì, aspettiamo che si assorba. Tecnico per cui aggiungete un uovo viene per volta? Viene assorbito meglio in questo, perfetto, caso, perché comunque è una parte di grasso il mascarpone, quindi... Vai. Vado? Secondo uovo. Secondo uovo. Senti, tu ma... ti trovi... Vai, vai. Ti trovi mai senza uova in casa? Oh, hai... sì, sì, purtroppo capita, anche se io credo che il mio, diciamo, il negozio dove vado di solito è talmente abituato che ogni volta che entro dico due buste di uova, due buste di uova. Penserà che, non lo so, che mangiamo uova come... No, perché però io vado a colpi di 20. Anch'io, le compro, 20 per volta. Le compro direttamente, vai, in una fattoria vicino a casa. Per cui vedi, sì, proprio queste galline che, sì, rassolano, sì, sì, che è anche bello. Basta fare una frittata, una carbonara, è un dolce e le uova sono finite. Non ci metti 20 uova su una carbonara. Se la fai leggera, sì. Beh sì, certo. Poi con gli albumi ci fai anche le spumiglie o le meringhe. Certo. Puoi non farle. Bene, la farina va setacciata? Sì, sì. Allora, andiamo qui. Perfetto, grazie. Fermi lì. Ti voleva sabotare Maria Grazia. Invece a me interessava, mi incuriosiva il fatto, visto che hai quattro figlie femmine, la più giovane ha 14 anni, come ci raccontava Maria Grazia prima. Cioè, in famiglia sono loro le assaggiatrici di quello che cucinate tu, Lino? Sì, loro sono le giudici, sì. Diciamo di sì, perché mio marito non mi ha mai detto questo non va bene. Dai, ma perché è un uomo generoso o perché sei brava? No, penso che perché è un uomo generoso. Dai, perché sei brava. Perché magari ha paura di offendermi. Ma, no, mai ma, contraddire comunque una donna. Comunque, soprattutto figuriamoci una donna, cinque donne. Ma fai a contraddire una donna che cucina che poi non ti cucina più. Abbi pazienza. È vero, è vero. No, ma giustamente ne hai detto cinque donne. Però entrare. Il cane è maschio, eh. Il cane è maschio. Insomma, vabbè. Hai un supporter, come si dice. Vai, vai, puoi anche mettere tutto. Ok. Ovviamente il setaccio, perché così non ci sono... Prende aria. Anche. E anche prende aria.
abbiamo aggiunto anche la stagione giusta questa per prendere certo, aria, sì, no? Anche perché insomma comincia a far caldo sì. Okay. Io adesso sono felicissima perché non ho la faccia sopra i fornelli, ve lo dico, cioè nel senso fornelli attivi, perché prima c'è stato un momento, mi sembrava di fare i soffumigi, va bene che il vapore acqueo eccetera servono sempre. Vedi, si asciuga proprio un po'. Mi mancava l'olio 31. E deve essere asciutta perché poi andremo ad aggiungere i liquidi. Ok, quindi in questo caso la scelta di utilizzare il mascarpone ti ha evitato di utilizzare anche il burro, perché certo, la ciambella assolutamente normalmente... si mette il burro o l'olio di semi, invece esatto. Qui abbiamo usato proprio il mascarpone come grasso. Come grasso. Ah, interessante questa cosa. Che poi non è grasso. Che poi non burro. È grasso. No, e fa benissimo, vero? Certo, assolutamente sì. Facciamo le cose come devono essere fatte. Vuoi che ti mandi giù sì, il burro? Sì, conviene secondo me. Sì. Sì. Perché so che Cristina sta soffrendo, vedi? Sì, o sì, non ce la posso fare. Ho sta sindrome, a me non ci piace quasi, cucinare, credo si sia capito, però ho sta cosa, pulire le pareti con la... No, vedi? Ecco qua, ancora un po'. Dopodiché cosa si va ad aggiungere? Basta, adesso dobbiamo dividere in tre parti uguali, sì. Allora, in tre parti uguali, sì. Una la lasceremo bianca. A un'altra parte aggiungeremo una tazzina di caffè, certo. E ad un'altra parte aggiungeremo il cacao con due cucchiai di latte, perché altrimenti andremo ad asciugarlo troppo. Certamente. Io vado a imburrare uno stampo da ciambella. Se non abbiamo questi altri possiamo utilizzare anche la qualsiasi classica tortiera. Stampo. Ok. Ma anche uno stampo da plum cake volendo si può utilizzare, vero? Tanto con le dosi ci siamo. Okay. Ok, sì, perché delle volte mi dicono, ma a me è venuto così bassa, sì, ma ogni impasto ha comunque una dimensione. Una sua poi. Limitazione, cioè no, una no. Sua crescita, dici? Sì, ma se hai un impasto per una tortiera da 24 e tu la fai in una da 30, ah beh, è certo. Logico che è basso. Sì, assolutamente sì. Perdona. Aiuto, ti ho lavato? Stavo facendo una roba brutta. Cose... Scusate, avevo pulito così bene il fornello. Mi ero anche vantata, vedi che sono stata punita. Ma scusa, succede? Sì, ma questo è il bello. Ok, forno sempre preriscaldato. 180, sì. 180. Ecco qua. Metto anche un po' di farina, Maria sì, Grazia. Sì. Mamma mia. Che buono, già così comunque è buono, eh? Sì, sì, soprattutto questo qui sopra il fornello, guarda che meraviglia che ho fatto, vabbè. Vabbè, ma lascia stare dopo tanto. Sì, sì. Ho faremo fatto un'altra peggio. Torta con ho quello. Fatto peggio, un'altra torta. Okay. Vuoi farmi capire che ne ho versata tanta di crema? È praticamente la tua fetta. Perfetto. Era una magia, bambini. Sì, la magia del coniglietto. C'è un'altra... Un'altra paletta, altrimenti sì? Uso questa. No, vabbè, uso questa, non fa niente. Sai. Fa niente, uso questa qui. Benissimo. Allora, una la lasciamo bianca, a una ci aggiungiamo... Il caffè. In questo caso è più tanto. Che sufficiente il suo liquido, non serve aggiungere nulla. No. Al contrario di quello che andrà fatto invece per il cacao, come spiegavi prima. Sì. A cui andremo ad aggiungere anche un goccino di latte, un paio di cucchiai di latte. Anche perché dobbiamo mantenere comunque le stesse consistenze. Infatti. Altrimenti una sprofonda, una rimane più cruda. Giusto, verissimo. Questa poi la utilizzeremo per un'altra cosina bella, bella. La crema, ho fatto veramente un disastro. Vabbè. Ascolta, posso aiutarti a fare certo. Qualcosa? Questo io lo mescolo e tu continui con perfetto, me. Allora. C'è un setaccio, fammi questo qui. Questo. Anche quello. Soprattutto la polvere di cacao, che naturalmente è non, sottinteso, ma è amaro, non zuccherato, sì. Va sempre setacciato, ancora più della farina. Sì, mi hanno detto 20 grammi, Sì. Perché guarda. Quanti regoli tu di solito? Pesi tutta la roba o ormai vai a occhio? A cucchiai, a bicchieri. Ah, okay. Voglio dire l'esperienza che ti viene incontro in questo sì, caso. Sulle cose che faccio abitualmente ecco. Sì, vado molto anche ad intuito e poi mi piace improvvisare. Certo. Mi piace tantissimo improvvisare. Quindi sperimenti, insomma. Sì, 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 assolutamente sì. Mi metti un goccio di latte? Sì, certo. Ok. Perfetto. Basta. Ma anche l'attrezzatura, vedi che comunque è da casa. Già questa assolutamente, sì. E quindi senza grandi pretese, cioè basta quattro ciotoline. È vero. Che tanti dicono sì, ma io non ho. Non ho gli attrezzi adatti, invece no. Che era la scusa che potevo addurre io. Non cucino perché non ho gli attrezzi adatti, ma sarebbe una bugia talmente clamorosa. Sì.
Allora, io avevo detto prima che, così ci prendiamo anche avanti, che il caffè rimanente lo utilizzavamo per una preparazione che servirà poi per andare alla decorazione. Alla decorazione. Ah. Cioè, spiega. Allora, noi possiamo lasciarla così com'è, semplice, e dobbiamo cospargere soltanto, però, ragazzi, cospargere soltanto con zucchero a velo, ci sono dei oppure tempi. Preparare una glassa al caffè, ricoprirla non completamente e poi decorarla con delle scagliette di cioccolato, dei chicchi di caffè. Okay. Quindi caffè, noi mettiamo zucchero a velo prima. Bellissimo. Per coprire questa ciambella un 180 grammi potrebbero bastare. Allora facciamo il primo strato. Eccoli qua, 180 grammi più o meno. Scusa, tu sei, fai a occhio perché sei brava. Ma non sono 180 grammi. No, vabbè, ma bastano. Perfetto. Bastano sicuramente. Ti do la leccapentole perché quello che rimane lì a me dispiace. Questo è vero. Tieni. Guarda. Aspetta. Devo recuperare, sì. Ecco, dobbiamo qua. Assolutamente sì, ce la facciamo, ragazzi. Ma sì, quanto manca? Sì. Niente, praticamente. Poco. Sì. Abbiamo finito. Là. Anche perché adesso basta semplicemente buttare tutti gli ingredienti, partendo dal cioccolato. Cioccolato che sarà la parte mascarpone. Che sarà sopra. Esatto. Caffè. E mascarpone sopra. Caffè. Sciacquami questo un attimo. Eccolo qua. Ecco qua. Poi ci versiamo quello al caffè. Sarà una meraviglia, cari Golden Chef, cioè Maria Grazia Cericola ci ha portato una ricetta meravigliosa, una ciambella tiramisù, perfetto, ok, e questo, e poi alla fine ci aggiungiamo questa qui bianca. Si cerca ovviamente 180 gradi per quanto? 35 minuti. Oh, velocissimo. Benissimo. Sì, sì. Il tempo di fare il caffè praticamente. Praticamente. Ok, allora quando noi abbiamo questo zucchero a velo messo in ciotola aggiungiamo il caffè fino a raggiungere la densità desiderata. Non fatela troppo leggera perché altrimenti cola in maniera eccessiva, invece... ma neanche troppo solida perché altrimenti non cade. Perfetto. Ciao, a dopo. Ciao. E adesso è arrivato il nostro momento di intimità, ma cosa dite se per caso vogliamo, non so, vedere cosa ci propone la pubblicità? Dai. Ovviamente, come ben sapete, cari Golden Chef, abbiamo già lanciato l'accaparramento della fetta della ciambella, però insomma questa è una cosa che non conta molto, però facciamo vedere immediatamente la tipicità di questa ciambella, i tre strati. Uno, due, tre. Quindi mascarpone sotto, vai, caffè e sopra cacao. Adesso, come ci diceva Maria Grazia Cericola, passiamo con la glassa fatta con il caffè e lo zucchero a velo. Giusto? Un caffè ristretto e zucchero a velo. E poi andrà completata, ovviamente, la nostra preparazione. Questa è la giusta consistenza che chiedevi tu. Sì, ma in maniera molto irregolare, certo. Senza stare lì ad... Ecco. E sopra metterai anche cacao. Vai, Ilenia. Delle scagliette di cioccolato. Sì. Guardate, non può che essere meravigliosa questa ciambella. Fantastico. E dei chicchi di caffè che vanno a completare, certo, giusto, è un'armonia di sapori veramente quella che ci viene proposta. Brava Maria Grazia. Naturalmente vi ricordiamo sempre che di restare qua perché è arrivato il momento di scoprire qual è l'abbinamento col vino giusto e Ais Veneto. Rieccoci, Ilenia. Allora, dimmi, è una tutto. Ciambella sì? Al sapore di tiramisù. Che meraviglia, e che meraviglia. Tu cosa mi offri? Allora, ti offro un Moscato d'Asti, l'azienda è quella di Fabio Perrone. Siamo a Santo Stefano Belbo, in Piemonte. Guarda che bello il colore di questo vino, è quasi giallo verdolino. La spuma non è molto importante, è rigogliosa, perché chiaramente è un vino frizzante, non ha una sovrappressione importante. Mettiamoci il naso.
senti il tipico profumo del moscato, proprio, questo sentore un po' che ricorda vagamente la fiore di zagara, il fior d'arancio. Proviamo a metterci la bocca. Delicato. Però con questa nota leggermente acidina. Bravissima, citrina, proprio agrumata, quasi da cedro, con un residuo zuccherino importante perché questo è un vino dolce. E col dolce va sempre abbinato certo. Un vino dolce. Tu mi potresti chiedere, ma perché non un vino secco? Perché ci darebbe in bocca una sensazione spiacevole, metallica, quasi amarognola. Quindi è preferibile con il dolce abbinare sempre un vino dolce, in base chiaramente al residuo zuccherino. Certo. Lo sceglierò. Questo ha un residuo zuccherino importante, più di 120 grammi litro, però ha un'acidità veramente spiccata, che ripulisce bene la bocca, perché poi c'è anche grassezza per via del mascarpone. E quindi c'è la dolcezza, la grassezza, e l'acidità mi serve molto per ripulire la bocca. Non è un vino del Veneto, non è uno dei 2500 vini presenti sulla nostra guida online Venezia, accessibile dal nostro sito www.aisveneto.it, dove però è possibile valutare tutte le opportunità che AIS Veneto offre, che sono innumerevoli, compresi i corsi dove ti aspettiamo, Ilenia. Ma certo che sì, ecco. Guarda, ti faccio fare un cin cin. Cin, sì. Salute. A tra poco. A tra poco. C'è Foggia naturalmente che sta aspettando il ritorno di questa bella donna, Maria Grazia Cericola, tutto attaccato su Instagram, ricordatevi di andare a scoprire il mondo di questa splendida food blogger che è venuta a trovarci, a cui regaliamo, come ricordo della grazie. Puntata di quest'oggi, il nostro grembiule, grazie. Non solo, so che prima in trasmissione hai parlato ovviamente dell'olio buono delle vostre parti, però anche noi, devo dire la verità, non scherziamo, e questo è per te. Un abbraccio grazie. Anche a Nino, buon ritorno, buona chilometraggio per il vostro ritorno. Un abbraccione a tutti, seguite anche noi ovviamente tutti i social, sì, e ricordatevi comunque. E ricordatevi anche timoevaniglia.com, perché Ilenia Bazzacco ogni giorno posta delle cose meravigliose. A tutti voi buon proseguimento e alla prossima puntata. Ciao.